arrivare ad un accordo di cooperazione internazionale, di aiuti in loco. Con che criterio, con che criterio verranno scelti i vari paesi da aiutare? Perché io ho fatto i volontari in Ruanda e purtroppo in Ruanda non ha nessuna ricchezza nel sottosuolo, c'è solo foreste e animali, e quando è successa la guerra tra gli Hutu e i Tutsi, l'Europa si è messa una bella benda e ha fatto finta di niente. Quindi la mia preoccupazione è che se si dovesse arrivare a questo, ci sarà un'escalation dei paesi che possono offrire materie prime più importanti per noi europei, e quindi non cambierebbe nulla in sostanza. Sì, allora.